Un messaggio per amiche e amici italiani, sono Esbe Sliman e mi fa molto piacere accogliervi qui alla mia mostra sotto il simbolo del viaggio, la Alet in arabo vuol dire viaggio, e partendo da un luogo molto molto bello nella parte dell'Algeria, si chiama Tassili, e poi di Gerusalemme, la città santa, tre volte santa, simbolo del viaggio, un viaggio celeste. Sidi Bou Said, che è legato alla mia storia personale ma anche alla mia scelta artistica, e poi la Medina, cioè la destinazione di ogni viaggio che faccio, sia nel mondo arabo africano che fuori, perché Medina vuol dire città, e mi fa veramente piacere, do certi nomi e cognome, Maria Rosaria, che è stata una bravissima amica che mi ha fatto conoscere Roma in questi lontani anni 90, Mario, l'amico caro, l'amico della musica, a chi dedico una parte di questo lavoro. La musica è stupenda questa sera. Eccoci di nuovo, qui siamo accanto a una montagna che nella periferia sud di Tunisi, qui a Sidi Bou Said, dove c'è la Galleria Saladin, e la periferia nord, e qui comincia un altro viaggio. Per esempio, questi nuvole non hanno bisogno di visto, fanno un viaggio come in Tunisia, qui nelle isole Marquise, dove hanno vissuto sia il grande artista Paul Gauguin che il grande, grande artista Jacques Brel dalla Belgica. Qui volevo ricordare un po' questo bellissimo palazzo edificato nella Spagna musulmana, a Granada, El Ambara. Qui un barone francese ha edificato un palazzo seguendo questo modello. Io, partendo da una poesia classica del XIII, ho fatto questo questa opera tutta personale. Voglio soltanto dire che io ero giornalista, professore, guida turistica, ma non ho mai fatto scuola per imparare a fare questi dipinti, no. Ho cominciato praticamente un anno fa, seguendo una scelta personale, e poi ho fatto un po' di tutto, viaggi nella Tunisia del nord-est, dove i morischi, cioè questi musulmani, anche ebrei, dalla Spagna mitica, fino al 1492, la caduta di Granada. Io faccio dei viaggi nelle parti della Tunisia, sempre in Africa, come per esempio qui a Agadez, stupendo minaretto di una moschea che si trova a Agadez, nella parte del Niger, qui nella vecchia città di Baghdad, nell'Iraq, le dune, sotto le dune il tesoro della terra, la quarta città santa dell'Islam, quarta o quinta, Kairouan, dove ho lavorato per anni e che amo molto la Medina di Kairouan, un marinaio celebre qui a Sidi Bou Said, e siamo praticamente vicino a un'opera che amo molto, che si chiama Amazonia, un legno di palma, una scelta personale ecologica, per me è il simbolo dell'ecologia naturale, in popolazione dell'attuale Brasile, ma che viene anche in Colombia o in Venezuela. Sempre girando, cari amici, care amiche, che parla in italiano, Mille e una notte, qui si chiama El Awaria, è distante a 140 km dalla Sicilia, dell'Italia, e per me è un posto stupendo, bellissimo, la natura selvatica,
in fronte a questo paesaggio drammatico, un aspetto drammatico, l'immigrazione clandestina, e questo è un candidato a questo viaggio drammatico, ecco, senza luce. Facciamo adesso il giro per chiudere, ho lasciato una parte ancora non visitata, così potete venire casomai visitare Sidi Bou Said, come la vedo, Sidi Bou Said vista dal, il villaggio visto dalla spiaggia di Cartagine, un luogo detto Sainte Monique, e poi questo luogo molto simpatico, il mausoleo di un santone che si chiama Sidi Chaloul, dove ha vissuto un uomo molto celebre, un baffone che vendeva il gelsomino, simbolo della città, e tutto, ecco il caffè molto noto, il Café des Nattes, e spero che la visita vi sia piaciuta. Ancora una volta nei cordiali saluti alle amiche e amici che parlano italiano, sia che vivono sia in Italia, in altri paesi, ma anche in Tunisia, perché ci sono che hanno scelto di vivere qui con noi. Vi auguro a tutti una buona notte e inshallah un giorno ci vediamo. Ciao.